Minasan, konnichiwa e benvenuti sul mio canale Passeggiate Giapponesi. Sono Eliano, la vostra guida culturale in Giappone. Un tempietto che è stato creato qui nel 1715. Andiamo a vedere. Qui ci passa appena una persona e comunque questo porta a questo famoso Gizo che adesso andiamo a vedere. Anche fornito della sua piccola fonte per le abluzioni. È comunque un posto molto rinomato, piuttosto famoso. Come si vede qui, l'albero è incorporato nella costruzione. Questo è veramente un piccolo jinja. Ecco l'albero che abbiamo visto là, è quest'albero che si vede, che praticamente è un albero centenario, grandissimo. In realtà non sembra proprio di essere in uno dei quartieri più centrali di Tokyo. Ecco, qui la gente si è radunata perché stanno incominciando i preparativi per un festival religioso che ci sarà la settimana prossima. Non lo sapevo. Qui su questo ponticello possiamo vedere qui i preparativi per il festival che ci sarà in agosto. Proseguo per andare verso questo Jinja, ma sto giusto per introdurre allo spirito di religiosità che comunque continua a vivere in un Giappone nel 2022. Ecco, qui un po' come si può vedere più o meno come sono le costruzioni. Hanno in effetti mantenuto un po' l'aspetto di molti anni fa, nonostante si vedano al di sopra anche questi grattacieli che ovviamente è popolata Tokyo. È una costruzione, è un'abitazione in effetti che riecheggia lo stile di un centinaio d'anni fa. E qui vediamo il portale dello Jinja, questo rosso, questo torii rosso. Ovviamente questo è un portale che viene dal mare perché al di là di questa struttura c'è appunto l'insenatura. Su questo cielo estivo
vediamo, e andiamo verso il portale interno che vediamo là, con il Jinja, che ricordo è un tempio di culto Shinto, culto primitivo giapponese, l'animismo panteista dell'antichità. Ecco qui Opus Fervet, i preparativi. Va bene che oggi è domenica, comunque tutti partecipano ai preparativi di questo festival. Ecco qui il portale interno dello Sumiyoshi Jinja, come si legge nell'indicazione. E questo santuario esiste qui praticamente dal 1646, per cui agli inizi dell'epoca Edo, sotto lo shogunato dei Tokugawa. Vicino al tempio, allora eccomi qui in questa un'altra caldissima giornata di proprio fine luglio, è proprio l'ultimo giorno di luglio, e la settimana prossima abbiamo visto le preparazioni per questo festival, che si chiama Onmatsuri, di questo Jinja. E in effetti questo che cosa sta ad esprimere, se non che nonostante le tecnologie, nonostante l'evoluzione del paese, in effetti questo è una cultura, questa cultura dello Shinto, di questa, diciamo, religione autoctona, che ha radici nella preistoria del Giappone, e ancora al giorno d'oggi vengono perpetrate questi festival in onore della divinità del luogo. È un animismo nello Shinto, per cui la divinità del luogo vuol dire che abbraccia tutto questo territorio ed è, diciamo così, a protezione della gente, che non succedano guai, incendi, soprattutto in antichità. Adesso ovviamente, anche se questo è in massima parte ancora di legno, logicamente le strutture base sono, come avete visto, cemento e ovviamente anche metallo. Qui è una bellissima giornata, ma soprattutto è il calore umano che si sparge proprio per questa ritualità delle persone che vivono in questa zona e che, voglio dire, partecipano al territorio con la sua ritualità, anche se ovviamente è cambiata con il passare dei secoli, non degli anni, ma è sostanzialmente sempre rimasta uguale, parallela a se stessa, diremmo così. E questo penso che sia ciò che tiene le fila di questa nazione. E questo ancora prima dello sviluppo del buddismo, che, come sappiamo, entra in Giappone ufficialmente almeno alla metà del VI secolo. Comunque, bando alle ciance, vediamo un po' questo luogo, e adesso cerco di andare in un posto altamente tecnologico, vedremo un po'. Thank you.
Ecco, questo posto l'avevo già adocchiato da prima e allora fa troppo caldo. Dunque questo qui è un soft cream, non è un ice cream, è un soft cream. Ma praticamente è una panna gelata in sostanza. E comunque fuori fa talmente tanto caldo che non sono capace di resistere tanto tempo sotto il solleone, e allora sono entrato in questo luogo che è una sorta di bar, però è nuovo, il legno è ancora fresco, l'aria sa veramente di buono, di fresco. Qui aveva sede la Ishikawajima Harima delle costruzioni navali, ma dopo i bombardamenti del 15 marzo 1945 tutto ciò che rimane sono i pochi ruderi.